Europee 2014, il Partito Democratico conquista Lecce a sorpresa con il 35,52% di voti. 1739 le preferenze per il candidato gallipolino Stefano Minerva, segretario nazionale dei Giovani Democratici, che si aggiudica così il primo posto in lista con uno stacco di poco più di 200 voti sulla candidata di Cerignola, Elena Gentile. Rincorre il Movimento 5 Stelle, che nel capoluogo salentino si ferma al secondo posto con il 23,88% di voti. Sul podio i primi due posti sono occupati dai neretini Cristian Casilli con 1.285 preferenze ed Alfredo Ronzino con 1.139. Al terzo posto, sempre nel comune di Lecce, si piazza Forza Italia con una percentuale del 22,72%. Buono il risultato di Raffaele Fitto, che da solo conquista 4.985 preferenze, ma il dato nazionale è migliore di quello raggiunto nel capoluogo barocco. L'ex ministro Magliese infatti è stato il più suffragato d'Italia. Incendio in mattinata a Lecce, a fuoco un'autovettura dei carabinieri parcheggiata in viale Rossini. Le cause del rogo sono ancora da chiarire, ma pare non si tratti di un atto doloso. L'incidente è stato spontaneo, le fiamme con ogni probabilità hanno avuto origine da un cortocircuito interno. Il traffico della circonvallazione ha subito un forte disagio, una lunga coda di veicoli ha bloccato il viale strategico della città, ma il mezzo dei militari è stato rimosso nella stessa mattinata. Un Lecce lontanissimo parente da quello visto nelle prime gare domina il Benevento e conquista la finale dei play-off. Con un gol per tempo di Ferrera Pinto, i giallorossi liquidano la compagine di Brini e operano una sorta di vendetta nei confronti del tecnico che l'anno scorso gli aveva negato con il Capri il torneo cadetto. Ieri Capitan Miccoli e compagni hanno creato tantissimo e, a parte un palo dei campani, non hanno mai rischiato. Migliore in campo, oltre all'autore del gol Ferrera Pinto, Vinetò, numero uno del reparto arretrato, e Dumbia. Ma anche Bogliasino e Zigoni, subentrati a partita in corso, si sono resi protagonisti. E che protagonisti? Peggiore in campo, Miccoli. Sarebbe salito al pari del brasiliano autore della prima marcatura al primo posto del podio, ma l'ammonizione inutile e rimediata gli farà saltare l'andata della finalissima. Un giocatore della sua esperienza non può protestare platealmente ogni qualvolta che c'è un episodio dubbio. Gli allenamenti riprenderanno domani mattina al comunale di Squinzano.